17° minuto del primo tempo. Il risultato si sblocca con questo gran calcio di punizione dal limite di Bertoni. Napoli 1, Inter 0, 17° minuto del primo tempo. Rivediamo. Passa sopra la barriera, il tiro di Bertoni ad effetto e batte Zenga. 1-0 per il Napoli, 17 minuti di gioco. 39° minuto, sempre del primo tempo. Un calcio di punizione di Bredi. Sfiorato da Maradona, allontanato da Bertoni, riprende Bredi che rimette in mezzo. Il colpo di testa di Bruscolotti che allontana poco, arriva Baresi che si esibisce in un tiro al volo bellissimo e pareggia per l'Inter. Rivediamo il secondo cross di Bredi, il colpo di testa di Dal Fiume, quello di Bruscolotti e il gran tiro al volo, veramente un pezzo pregiato con il quale l'Inter pareggia. E sul risultato di 1-1 siamo passati adesso al secondo tempo. Il Napoli gioca alla destra dei nostri teleschermi con Castellini, Bruscolotti, De Simone, Celestini, Ferrario, Marino, Bertoni, Bagni, Caffarelli, Maradona, Dal Fiume. Batte ancora un calcio di punizione e Zenga, ammaestrato dall'esperienza del tiro di Bertoni, che tra l'altro vedete si prepara a battere anche questo calcio di punizione, aggiusta la sua barriera. Rincorsa di Bertoni che questa volta spara alto. La formazione dell'Inter in tenuta bianca: Zenga, Ferri, Mandorlini, Baresi, Collovati, Bini, Cucchi, Sabato, Altobelli, Bredi, Rummenigge. Dirige la partita il signor Bergamo, coadiuvato dai giudici di linea Baldini e Ravaglioli. Sono presenti 82.610 paganti, quindi una presenza supposta di 90.000 spettatori per un incasso globale di 1.109.000 lire, che costituisce il nuovo record per lo stadio di San Paolo. Il punteggio è 1-1 e siamo all'inizio del secondo tempo. Tiro di Bertoni ancora fuori. Bertoni aveva portato in vantaggio il Napoli al 17° minuto del primo tempo su calcio di punizione. Aveva pareggiato Baresi al 39°. Avete visto, il Napoli gioca con il lutto al braccio. È stato anche osservato un minuto di silenzio all'inizio della gara per commemorare l'allenatore delle giovanili del Napoli. Su rilancio di Bruscolotti, abbiamo visto in azione Bagni, poi il rilancio è di Ferrario. Maradona allunga in avanti, non può scattare però Caffarelli perché intanto è intervenuto su di lui Baresi, c'è calcio di punizione in favore del Napoli. Sul calcio di punizione viene mandato in avanti Celestini, che perde la palla nella lotta con Baresi, rimessa in gioco ancora di Celestini, anticipato Maradona, palla in faro laterale, rimessa in gioco è il capitano Bruscolotti, Ferrario, palla a spiovere di Ferrario, palla in area, allontana Mandorlini, alla rimessa in gioco Caffarelli. Ferri e Maradona, alla meglio Maradona che riesce a mettere al centro un pericoloso pallone che Bini scaraventa in calcio d'angolo. Calcio d'angolo per il Napoli, siamo al terzo minuto del secondo tempo. Dalla lunetta Maradona. Bertoni, Dal Fiume. Sfiorato il pallone da Celestini, poi ha provato a tirare Bertoni. Ecco, rivediamo completamente l'azione. Calcio d'angolo di Maradona. Celestini, tiro di Bertoni, ribattuto, ma la palla va dove c'è Dal Fiume, a due passi da Zenga e riporta in vantaggio il Napoli. È il terzo minuto del secondo tempo. 2-1 per i padroni di casa. Ha segnato Dal Fiume. Rivediamo adesso ancora
le azioni dell'Inter che si è portato in avanti, anche Maradona appoggia verso il centro, un ottimo disimpegno della difesa con palla in avanti per Bini, il cui cross è deviato con la mano, ma ovviamente involontariamente, da De Simone. Poi si apprestano a rilanciare la palla Castellini e Ferrario, Celestini, fermata la palla da Mandorlini, poi dopo la rovesciata abbiamo visto il calcio del colpo di testa di Marino, un fallo commesso da Caffarelli in gioco pericoloso, calcio di punizione battuto da Rummenigge, viene in avanti Baresi. Baresi è l'autore del provvisorio pareggio nel primo tempo. Ecco che ha fatto un triangolo Baresi, intervento di Celestini, poi rinvio di Bagni. All'ultimo momento rovescia Bini, fermando un pericoloso contropiede. Baresi, Mandorlini, Altobelli, con palla in mezzo per Cucchi. Cucchi segna ma era in fuorigioco. Sul passaggio di Altobelli, Cucchi in fuorigioco, si dispera. I giocatori dell'Inter ovviamente non sono d'accordo, mentre quelli del Napoli sono d'accordo con l'arbitro. L'arbitro è il signor Bergamo. Annullato il gol dell'Inter, il risultato rimane in favore del Napoli per 2-1. E per il fuorigioco di Cucchi, il Napoli ha battuto questo calcio di punizione con scambio Castellini-Ferrario. Bruscolotti. Maradona. Bruscolotti, Maradona. Bagni. Cucchi, fallo su Bagni, calcio di punizione in favore del Napoli. Maradona, poi ha tentato il tiro Caffarelli, fermato all'ultimo momento da Collovati, e poi c'è l'intervento di Rummenigge, al quale Maradona ha fatto da ponte, e quindi il calcio di punizione è in favore dell'Inter. Il suggerimento di Ferri su Rummenigge, tedesco lotta in mezzo a tre uomini, viene messo giù da Bruscolotti, calcio di punizione in favore dell'Inter. Riavvia subito il gioco Ferri, fa ponte, fa tunnel Baresi su Celestini, poi i due vengono a diverbio. Vediamo l'arbitro che arriva a dirimere la controversia. Ecco i due rei, sono i due numeri 4, Celestini e Baresi. L'arbitro ha richiamato Celestini, non ci sono state ammonizioni, calcio di punizione, battuto da Baresi. Brady. Fermato Brady dalla marcatura raddoppiata di Maradona. Bertoni. Era in fuorigioco al momento dello scatto Bertoni. Ad ogni modo l'azione si era esaurita perché l'argentino aveva incespicato sul pallone. Anticipo di Bruscolotti su Rummenigge.
Baresi. Rimessa in gioco di Rummenigge, alza la palla in area a Baresi. E all'ultimo momento Cucchi in mezza rovesciata, poco convinto forse perché si riteneva in fuorigioco, ha mancato il tiro da distanza ravvicinata, ma vediamo l'arbitro sul punto da dove deve essere rimessa la palla in gioco, probabilmente era veramente in fuorigioco Cucchi, vediamo da dove Castellini riabbia, ecco sì, era in fuorigioco Cucchi. Se l'azione fosse stata regolare la rimessa in gioco sarebbe avvenuta dentro l'area piccola. Quando Ferrario rimette in gioco il pallone siamo al 12° minuto del secondo tempo, 2-1 per il Napoli, rilancio di Collovati, corregge la traiettoria Baresi, fallo su Bagni, l'ha commesso Baresi. E il calcio di punizione affidato a Ferrario? Dopo il colpo di testa di Mandorlini, il lancio di Rummenigge, troppo in profondità per le possibilità di inserimento di Baresi. La rimessa in gioco di Celestini. Rilancio di Ferrario, fa quello che può Maradona, ma quando tocca la palla già era uscita in faro laterale, allora la rimessa in gioco va a Ferri. Lunghissimo il lancio di Collovati, libero Ferrario per effettuare un invio che Maradona riesce a controllare. Gli ha tolto la palla Baresi. Anticipo di Bruscolotti, palla difesa da Bagni, offerta a Celestini, che prova l'attacco, viene disturbato irregolarmente, punizione battuta da Bertoni. Bagni. De Simone, secondo colpo di testa, Maradona ha scambiato con Bertoni e poi c'è un fallo di Sabato ai danni di Maradona. Nuovo calcio di punizione in favore del Napoli. In panchina ci sono per il Napoli De Vecchi, Boldini, Di Fusco, Penso e Carannante. Per l'Inter una curiosità, ha portato in panchina solo 4 giocatori, Causi, Orecchi, Bergomi e Pasinato. Quarto d'ora del secondo tempo, 2-1 per il Napoli. Ha tirato a sorpresa Bagni mentre i giocatori interisti guardavano Bertoni e Maradona. Ha mancato il bersaglio Bagni. Rimessa in gioco di Zenga. Dopo il colpo di testa di De Simone, ecco un attacco di Caffarelli, cross di Caffarelli, colpo di testa di Bertoni ed è il terzo gol, 3-1 per il Napoli. Rivediamo l'azione di Caffarelli, sull'arrivo di Bini mette al centro un preciso pallone con altrettanta precisione, lo accarezza con la fronte Bertoni e lo mette in gol, doppietta di Bertoni, questo gol al 17°, un minuto fortunato per il Napoli. Ha segnato Bertoni, 2 gol, entrambi al 17° minuto. Sul calcio di punizione nel primo tempo, adesso di testa su cross di Caffarelli nel secondo. 3-1 per il Napoli.
Riavviano subito l'azione Ferri, Brady, ma Brady è stato spinto e poi strattonato, preso per la maglietta, quindi calcio di punizione in favore dell'Inter. Punizione di Brady, Ferri, Barisi, lancio in avanti di Brady, Ferri, la palla è uscita in fallo laterale. La rimessa in gioco di De Simone, Bertoni, Celestini, nuovo fischio dell'arbitro, la palla giunge a Dal Fiume ma c'è calcio di punizione in favore dell'Inter. Non si allontanava dalla palla a distanza regolamentare Bertoni, che viene richiamato dall'arbitro ed ecco il gioco ora riavviato. È Barisi che ha la palla. Anticipo di Bagni, Maradona, tra tre avversari perde la palla, Rummenigge fra due avversari perde la palla, Bagni la difende bene dal ritorno del tedesco, poi però incespica a sua volta sul pallone, Brady esce dalla mischia, Ferri accompagna la palla verso Collovati, Bini, fallo su Sabato e punizione per l'Inter. Più che dettati da cattiveria, questi falli sono dovuti a un certo torpore. Fa molto caldo e probabilmente la prima domenica calda del campionato ha un po' appannato il rendimento degli atleti. Brady e Maradona. Apertura immediata di Maradona. Bertoni, libero ancora davanti a Zenga, questa volta Bertoni spreca l'opportunità di segnare il quarto gol e la sua tripletta. Lancio perfetto di Maradona a Bertoni, fuga e tiro di Maradona, di Bertoni a lato. Bini, Sabato, strattonato Sabato, mantiene il possesso della palla, quindi vantaggio, ha scambiato con Altobelli, Brady, Mandorlini, Bini, verso Rummenigge, in fuorigioco. A 1 è il risultato, è il 21esimo minuto del secondo tempo. La reazione dell'Inter è molto labile. Evidentemente i neroazzurri non credono più molto alle possibilità di riequilibrare questa partita. Pensano forse già a Madrid e forse non credono più nemmeno alle possibilità di questo campionato. Sono stati due errori, uno di due napoletani, avete visto, erano Celestini e Bagni, poi un altro di due interisti. Sono stati regalati due falli laterali ai rispettivi avversari. E l'Inter richiama Castagnier, fa uscire dal campo Bini. E al suo posto entra Causio. Sul 3-1 evidentemente c'è poco da difendere, quindi l'Inter rinuncia al libero e manda in avanti un attaccante. Caffarelli va via molto bene,
Causio lo ha ostacolato con la spalla, l'arbitro l'ha ritenuto regolare. Brady. Baresi è passato dalla parte opposta, filtra Brady, gli ha tolto la palla a Caffarelli, che rilancia subito sulla destra Maradona, che aspettava proprio la linea della metà campo. Maradona, arriva Marino, cross di Marino, Maradona e Zenga in uscita, riesce a neutralizzare Maradona, che manifesta la sua contentezza per l'azione e il disappunto per la parata del portiere, che applaude, avete visto, con questa capriola. Calcio d'angolo in favore del Napoli, che sta ripetutamente sfiorando le occasioni per la goleada. Dalla bandierina Bertoni. Celestini, Bertoni, ha sfiorato la palla dal fiume, poi Ferri che controlla la palla, invano attaccato da Maradona. Avete visto Caffarelli? Stava per approfittare di un momento di distrazione della difesa interista, aveva rubato un pallone al limite dell'area, poi nel tackle se l'era allungato troppo e ha consentito a Zenga di rinviare. Messo in gioco di Baresi, Altobelli. Fermato da Marino, la rimessa in gioco di Baresi, Mandorlini, Brady, Cucchi, Rummenig. Prima del tiro di Rummenig, Bruscolotti in calcio d'angolo. E Causio, che è entrato due minuti fa al posto di Bini, entra nel vivo del gioco per la prima volta con questo calcio d'angolo, battuto corto. Scambio con Brady, ancora Causio che mette al centro un pericoloso pallone, ha allungato la traiettoria della palla De Simone, accorre Bruscolotti, Ferrario, fallo di Sabato. Su Ferrario, punizione per il Napoli. Si prepara a batterla De Simone. 25esimo del secondo tempo, 3-1. Lunghissimo il lancio di De Simone, il colpo di testa è stato di Ferri, Brady. Lungo il lancio di Brady, anticipa tutti Ferrario, Bagni, finge il colpo di testa, mette a terra la palla, è rincorso da Causio. E Causio riesce a ribattergli il passaggio in avanti, in faro laterale, rimessa in gioco di Bagni. Anzi no, Bagni lascia l'incarico a Bruscolotti. Bruscolotti lo lascia a Celestini, poi Celestini finalmente rimette in gioco. Controfallo, ha sbagliato la rimessa in gioco Celestini, fermato Cucchi, poi fermato Maradona dall'intervento di Baresi. Brady cerca di ricucire quanto può la sua squadra, Altobelli che ha davanti dal fiume, preferisce far proseguire Mandorlini, sposta il gioco Mandorlini sulla destra
Anticipo netto ancora su Rumenig da parte di Bruscolotti, che poi avvia la rincorsa. Il colpo di tacco di Maradona, Bruscolotti. Si trasforma in attaccante Bruscolotti. Non riesce ad arrivare al tiro per l'intervento di Ferri. Poi scivola Caffarelli e Ferri si trasforma in attaccante. Fermato Causio dall'intervento di Celestini, poi interviene ancora Bagni in difesa, mette fuori. Toccato per ultimo l'interista, rimessa in gioco di Celestini, torna la palla indietro. Maradona cerca uno scatto, poi si urta con Baresi, è probabilmente involontario il fallo di Maradona ma molto evidente. Comunque la palla è terminata fra le braccia di Zenga, che rimanda in avanti Mandorlini, Bredi, Rummenigge. Sul cross di Bredi sfiora la palla Rummenigge, la rispedisce fuori De Simone. Poi ecco il lancio su Maradona, sul quale va a chiudere Ferri. Arrivato di rinforzo anche Sabato, ma Maradona riesce a mandare al centro un pallone che però è controllato dalla difesa, ribattuto fuori da Baresi, riportato in avanti da Cucchi, che lancia Rummenigge, seguito come un'ombra dal suo guardiano Bruscolotti. Però è stato De Simone che gli ha tolto la palla, riportata in avanti da Caffarelli. Una deviazione di Bredi fa tornare la palla all'Inter. Causio cerca spazio sulle fasce Altobelli, restituisce la palla a Causio, fermato Causio da Bagni. Dal Fiume, rincorso da Sabato, riesce a servire Celestini. Urta Celestini sulle gambe, certo non troppo innocenti, dell'avversario. L'arbitro però ritiene che non ci siano malizie. Prova ad andare in avanti Altobelli, fermato da Marino. Poi entra Bagni in gioco pericoloso, calcio di punizione, battuto da posizione sbagliata. Eccola ora la posizione giusta di Sabato. Questi è Bredi, che visto che non è possibile penetrare nella difesa avversaria, prova il tiro da lontano, proprio alla mezz'ora del secondo tempo. 3-1 in favore dei padroni di casa. Liberato Ferri, Cucchi, Causio. Scatta sulla destra Sabato, non riesce a mettere al centro un pallone per l'opposizione che gli fa Bagni. Solo un fallo laterale per l'Inter. Sabato, Causio, Sabato. Sabato, non ha sbocchi il gioco dell'Inter, riprende la palla Maradona che cerca di lanciare Bertoni. È andato a chiudere Ferri, prova ancora Bredi, ma senza troppa convinzione viene in avanti l'Inter. Causio fa partire una bordata, vola Castellini, ma non c'è bisogno di intervenire perché il pallone è fuori. Tiro di Causio, 32esimo del secondo tempo.
Sulla rimessa in gioco di Ferrario, l'anticipo di Mandorlini, ma il rilancio di De Simone rimette ancora in azione Caffarelli, il quale tenta il tiro, la palla carambola su Baresi, viene un calcio d'angolo per il Napoli. Dalla bandierina Maradona. Zenga para il tiro a rientrare. Servizio su Bredi, alza la palla De Simone. Entrato in gioco pericoloso De Simone e per conseguenza Mandorlini batte questo calcio di punizione. Ferri Baresi, è entrato Celestini in gioco pericoloso, calcio di punizione in favore dell'Inter. Baresi su Causio, Cucchi, Rummenigge, Causio, cross di Causio, Ferrario lo mette fuori area, l'ha conservato in campo dal Fiume, poi lo scatto di Maradona, gli ha tolto la palla Bredi. Ma Bredi non passa la guardia arcigna di Celestini e fallo laterale ancora, poco più di 10 minuti alla fine. Baresi mette al centro questo pallone, lo scaraventa fuori Ferrario. Ferri in lotta con Bertoni, va ad aiutare Ferri Mandorlini. E poi è di Sabato questo lungo lancio che Bruscolotti toglie ancora dalle possibilità di Rummenigge. Il duello Bruscolotti-Rummenigge è stato nettamente vinto dal difensore capitano del Napoli. Ferri, Baresi, Bagni. Cerca spazio per il tiro, Bagni lo trova, Maradona. È stato fermato dall'intervento contemporaneo di Collovati e poi di Ferri. Bredi. Rummenigge. La finta di Bredi. Ma vedete, il gioco dell'Inter non trova nessuna possibilità di penetrazione. Da Sabato verso Bredi, che ha davanti a sé De Simone. Rummenigge cerca spazio per il tiro, lo trova, bel diagonale, anche molto forte, una bella bordata, ma è fuori dello specchio della porta. Intanto il Napoli provvede anche Marchesi a una sostituzione, è entrato in campo Boldini e ha rilevato dal Fiume. Attenzione, Napoli è uscito dal Fiume, è entrato con il numero 15, Boldini. Mentre
Vedete che il Napoli quando attacca è ben più pericoloso dell'Inter. Fallo di Maradona che ha fatto ponte al colpo di testa di Baresi. Baresi e Causio, doppio scambio sulla destra. Attacco di Causio, rincorso proprio da Boldini. Però è Ferrario che riesce a fermare il tiro, poi Boldini, poi Celestini. Poi due colpi di tacco, il primo di Bertoni, il secondo di Maradona, ma il secondo si perde perché Bertoni era rimasto indietro. Allora Collovati ferma l'azione degli avversari, ma la porta in avanti Mandorlini, Cucchi, Rummenigge, passaggio ancora indietro, va a terra Cucchi su intervento irregolare di Caffarelli, punizione per l'Inter. Baresi. Parte Bredi venendo dalla fascia, rimanda il pallone nella stessa zona dove c'è Baresi. Cross a spiovere di Baresi, colpo di testa di Boldini. E poi tenta lo scatto con successo Celestini, che ha corso molto ma ancora è in possesso pieno di energie. Scambio con Bertoni, indietro a Maradona, Maradona, tiro di Maradona, di un soffio al lato. C'è ancora una sostituzione nel Napoli e vediamo entrare in campo De Vecchi, mentre abbandona il terreno di gioco Marino. Troppo lungo il passaggio per Caffarelli, la rimessa in gioco di Mandorlini. Collovati, Ferri, Baresi e Causio. Baresi. Fallo di Bagni, punizione di Baresi. Dribbling di Causio. Ancora Baresi, Ferrario, Rummenigge prende la respinta e poi inesauribile Celestini toglie la palla a Rummenigge. Causio la rimette in centro per Bredi. Cucchi apre sulla destra. Il passaggio di Sabato si perde. Un rimpallo favorisce ancora Sabato, ma era in fuorigioco Collovati che si era portato in avanti nel tentativo di dare un po' di peso alla prima linea nero-azzurra. Maradona ha cercato di duettare con Celestini, intervento dei difensori, poi Collovati, doppio scambio con Sabato, il passaggio di Sabato è fermato da Maradona, pronto il lancio di Maradona per Caffarelli, fermato di testa da Collovati, Baresi,
Bagni anticipa Netto su Cucchi, poi resiste a Causio, riesce a servire De Vecchi, Bruscolotti, Celestini che è passato dalla parte opposta dopo l'ingresso di De Vecchi, Bruscolotti, Bertoni, De Vecchi, fermato De Vecchi e Bredi. Lancio per Rummenigge. Cross di Rummenigge, lungo per Altobelli. Ed è Maradona. Sono molto più mobili, vedete, i giocatori del Napoli. Controllano agevolmente la partita. Hanno portato il punteggio sul 3-1 ed hanno sfiorato ripetutamente di aumentare il bottino. Rimette ancora in azione Cucchi sulla destra per Baresi, che chiama Rummenigge sulla fascia. Anche Rummenigge non è in giornata, così come molti dei suoi compagni, porta la palla oltre il fondo. Praticamente la partita è terminata sul 3-1, quando l'Inter ha visto l'impossibilità di riprendere questo punteggio, anche l'impossibilità forse di reinserirsi sul discorso del campionato, visto le notizie che arrivano da Milano, dove il punteggio di 0-0 permane fra Milan e Verona. E allora l'Inter, anche per il forte caldo, per l'afa che opprime il San Paolo, pensa probabilmente di risparmiare energie che saranno buone mercoledì sera a Madrid. Di Bertoni questo calcio d'angolo, non ci sono problemi per Zenga, rimessa in gioco è per Ferri, per Bredi, anzi Rummenigge, ecco Bredi, anche Sabato, anche Mandorlini, ha respinto Ferrario, la palla va nella zona di influenza di Causio, che rimette ancora un pallone in area, lo ha colpito di testa Cucchi, ma la palla non giunge ad Altobelli e l'arbitro Bergamo fischia la fine. Risultato finale al San Paolo è la vittoria dei padroni di casa per 3-1 sull'Inter. Il gioco dei bergamaschi.